Oh, ma che ci fai ancora qui, eh? Oh, ma che ti dico? Scusa, te ne dico. Oh, ma quando andiamo alla festa tutti insieme? Dobbiamo andarci. C'è la festa di Nicolas, è vero? C'è la festa di sabato. Penso di sì. Sabato sera, sì. Via i cellulari perché non è il caso. Abbiamo già introdotto il personaggio di Dante e abbiamo detto che si tratta sicuramente di uno dei poeti più importanti, se non più importante rappresentativo della storia letteraria. Nicolas cosa sta facendo con Carlo? Ragazzi, basta! Non si può fare questa confusione! Io sto spiegando un argomento importante! Adesso prendete un verbale, perché non è possibile fare questa confusione! E essere così stupidi di prima mattina! Oh, che cazzo fa? Oh, ciao! Oh, ciao, bro! Come stai? Bene, te? Bene, bene, dai! Allora? Niente di che, ma Carlo, che hai combinato prima? Ma Carlo l'ho sfigato. Prima mi ha sfiorato, mi ha fatto incazzare in un modo, perché poi io... Gli ho spaccato... Cioè, gli volevo spaccare la faccia, proprio, capito? Ciao! Oh, bella, rega! Bene! Come va? Come va? Ma... Normale. Senti, ti vorrei chiedere una cosa, noi ce ne stiamo andando al parco. Vuoi venire pure tu? Sì, dai, vieni. Dai, ma sì, dai, non c'è problema. Dai, andiamo. Andiamo, dai. Oh, ma che cazzo guardi? Ti fai i cazzi tuoi? Oh, ma stai calmo. Ma fatti i cazzi tuoi, giri. Hai finito, stai calmo, lascia stare. Stai calmo che hai già rotto il cazzo, via. Oh, ma... È tutta la mattina che sei schizzato e mi hai già rotto i coglioni. Non te la prendi col mio morone. Tu ti alzi, vai via. Oh, ma hai rotto il cazzo con questa giacca. Cazzo vuoi? Oh, ma che cazzo hai oggi? Che ciao. Eh? Carlo mi ha rotto il bracciale. Ma che ora è stato? Sì, mi ha fatto incazzare in un modo. Sì, abbiamo visto. Sì, hai fatto bene. Avrei fatto una cosa che non. Oh, brava! Mi immagino. Ma quello gli ha rotto i coglioni con tutti. Quello rompe sempre quello sfigato. Hai fatto bene, però. Oh, dall'ultima festa di Nicola non ci siamo giusto. Più viste, non siamo più uscite insieme. Infatti, che avete fatto in questo periodo? Io sono andata a ballare. Io sono stata male. Io ero a casa, ho visto un po' su Facebook la gente che avevamo a scuola, ma sono orrendi. Sì, mai visto. Ma le hai visti come si vestono? Mamma una mia. Cosa. L'unico sinceramente che si salva in questo periodo è Eric. Ma no, Alice? No. Ma non ti piaceva Nicola? No. È arrossita. Vai, vai, è lì. Sto proprio pensando di chiedergli di uscire io. Fallo. Sta arrivando quello di sopra. Ciao Eric. Ehi, hey, ciao. Come stai? Bene, bene, te? Bene, ti volevo chiedere, ma sabato sei impegnato? Oh, in pezzo la ragazza. No, no, credi no. Ti volevo chiedere, vuoi uscire con me? Andiamo a guardare un film al cinema. Non si rifiuta, dai. Alle 10. Sì, mi va bene. Ok. Va bene, ciao. Ciao. Oh, ma devi fare i compiti, eh? No, ciao. Sai, quando che è una ragazza devi andare, quando che è una ragazza. Sì, ma dopo prenderai due, eh? No, vabbè, chi se ne frega. Tanto copia da te. Back it up and jump, fall on a nigga dick. Right, she hit the left, she hit the left, she hit the right. I'm gigging, she turned up, yep.
Allora con Eric va tutto bene, è davvero molto dolce. Meno male. Ciao ragazze. Ciao. Come state? Bene, tu? Non ce la faccio più questa scuola. Ti lo dici? Sono stanca. E tu invece cosa mi racconti? Da sabato devo uscire con Eric io. Vado ancora? Cinema. Ancora con lui? Sì. Ma sei troppo condizionato lui, da quando sei con lui stai solo con lui. Ma no, perché è Eric, cioè ha una popolarità assurda. Ma adesso, sono un gruppetto di deficienti, anch'io con Erwin mi sono lasciata perché basta, ci ho dato un taglio, un cervello che pensano di essere chissà cosa giusto perché c'è Eric che spaventa due o tre ragazzi, si credono i più potenti della scuola. E non ho parole, no. No, se ti piace sta. No, ma piace, lì il problema. Provaci almeno. No, guarda, devo andare in classe, comunque sono sempre in ritardo, comunque guarda, ti do un consiglio d'amica, dacci un taglio, non ne vale la pena. Vabbè, ciao ragazzi, ciao. Ciao. Beh, secondo me, la scelta è tua, provaci. No, secondo me no. Alcune cose c'ha ragione, però se ti piace. No, a me Eric piace, poi non sento tanto le cose che mi dice lei. Ma provaci, allora, tanto cosa ti cambia, almeno non lo ascoltare. Infatti ci esco sabato ora. Poi dopo vedi come va sabato. Sì, infatti vedo come va. Oh, se ti tratta bene ok, se no ciao. Ciao. Sì. Dai. Non fare mezzato, porca troia. Oh, sorriso almeno si sente. Sorriso, dai. Oh. Vieni qua. Dove vuoi? Vieni qua. Hai bisogno? Secondo te ho bisogno? Con tutte quelle ragazze che c'erano? Proprio lei ti deve andare a impezzare, eh? Sì, ma ha fatto tutto lei. Ah, sì, tutto lei. Si vede lontano meglio che sei tu. Ora mi stai facendo veramente incazzare. Ah, sì, ti sto facendo incazzare. Oh, sei calmo. Hai paura di me? Oh. Ah, io mi devo calmare. Stai steso. Hai fatto bene a bussarlo, fa troppo il furbo quello. Siete degli amici di merda. Fate cagare. Oh ragazzi, avete sentito l'ultima? Quale? Quella di Erika picchiato Nicola. Sì, io il video. Ma se? Sì, dai. L'ha beccato in faccia. Cioè, oddio, ma poi davanti a tutti. L'ha preso per terra. Sì, assolutamente. Ma ha fatto bene, se l'ha cercata. Come and sleep.